Sono Suor Carmen Graciela Pantano, missionaria del Sacro Cuore di Gesù. Eh, sono nata in Argentina nel 1959 e sono entrata alle missionarie nell'anno 1990. Ci racconti come, come ha conosciuto le missionarie del Sacro Cuore e poi come mai ha scelto di unirsi proprio alle missionarie del Sacro Cuore. Bene, la risposta è al contrario. <ride> perché? Perché durante il mio discernimento io volevo essere religiosa, ma volevo essere religiosa missionaria del Sacro Cuore di Gesù. Così ho cominciato a cercare dove c'era l'Istituto, perché nella mia provincia non c'era. Ho visitato tante eh, comunità religiose intitolate al Sacro Cuore di Gesù, nessuna era le missionarie. Alla fine eh, una signora mi ha detto, vai alla curia dell'Episcopato mm, e lì... Eh, troverai un libro dove ci sono tutte le congregazioni che ci sono in Argentina. Sono andata, ho, ho cominciato a guardare tutte le congregazioni missionarie, non c'erano le missionarie del Sacro Cuore, così... Eh, ho deciso di cominciare a guardare dall'inizio di quell'elenco e ho trovato le figlie di Madre Cabrini, ma piccolissimo. Sotto diceva Missionaria del Sacro Cuore di Gesù». Io ho saltellato come un agnello. <ride> ho preso un numero di telefono quel numero di telefono già non esisteva e dopo di tanta indagine sono, ho trovato un numero di telefono della città dove erano le suore che si chiama Capiglia del Monte nella provincia di Cordova ma non era delle suore era il numero di un vicino. Così ho chiamato questo vicino e gli ho detto sto cercando le suore missionarie del Sacro Cuore. Ah, le suore del collegio, mi dico. Mi ha dato il numero e mi sono messo in contatto con loro. Era il 4 gennaio. Il 6 io ero a Capiglia del Monte per conoscere le suore. Dopo sei ore di viaggio ho conosciuto le suore e immediatamente io sono arrivata, io mi ho sentito a casa mia. E sono stata una settimana con le suore, le suore incaricate della formazione nella provincia di Argentina non c'erano perché era tempo di vacanze. Così eh, la suora responsabile mi ha detto, va bene dice, quando arrivano le suore che sono qui vicino, eh, io le dico che tu sei venuta. Hai un numero di telefono, ho lasciato il numero di telefono e dopo qualche tempo le suore mi hanno chiamato e abbiamo deciso il giorno che io... Eh, Atifavo, Mayano, a Capilla del Monte, que era la comunidad de los suore ancianas, sino a, a Buenos Aires, al Colegio Santa Rosa Centro se si llama. Lí son... Son el 12 de marzo de 1990. Quando è entrata, ha conosciuto le prime suore, all'inizio proprio del suo percorso, mm -hmm. che cosa aveva capito del carisma di Madre Cabrini? Io avevo capito che era una donna che voleva far conoscere l'amore di Gesù. Era lo stesso che io volevo. Così. E per questo mi, mi sono sentita a casa mia. Sì, erano tutte suore. Anziane, perché lì anche qualche suora anziana faceva le vacanze. Così eh, ho avuto la possibilità di, di condividere con diverse suore, le suore della comunità, le suore che erano a Cruz del Eje, che è una città vicina a Capilla del Monte, Suore di Buenos Aires, che già è più lontano, e ho condiviso già con. E ognuna contava la sua storia, e, e i suoi ricordi, i suoi sogni. Bene, grazie. Quindi lei è nata in Argentina, ora si trova in Italia. E quali sono gli altri posti in cui è stata in missione, se Bene. ci sono? Sì, ci sono. Parecchi. La prima volta che sono uscita di Argentina, sono andata a Guatemala per fare il noviziato. Dopo il noviziato sono tornata in Argentina, sono stata lì qualche anno, e dopo nella mia, nell ultima etapa della mia formazione iniziale sono stata dieci mesi qui in Italia, a Sant'Angelo e a Roma. E sono tornata in Argentina, ho fatto i voti perpetui e dei voti perpetui sono andata al Paraguay. Lì sono stata quattro anni e qualche cosa, qualche mese in più, e di lì sono tornata a Guatemala. Nel 2005 sono tornata a Guatemala, perché nel 2001 ho fatto botti perpetui. A principio 2002 sono andata a Paraguay, 2005, a fine 2005 sono andata a Guatemala, da Guatemala sono stata là dal eh, 2005 fino a del 2009, quando sono andata a Messico per aprire la missione con i migranti. Sono rimasta là fino alla fine del 2012. Sono tornata in Guatemala. Da lì sono stata fino al 2015, che sono andata negli Stati Uniti per un anno per studiare l'inglese. Sono stata lì e dopodiché, nel 2016, sono andata a Londra. E a principio 2018 sono arrivata a Sant'Angelo Lodigiano, dove ho vissuto oggi. E dopo tutto questo, questo tempo, queste esperienze di missione, se dovesse pensare al carisma oggi, lei come lo vive, come, che significato ha per la sua vita religiosa? Ehm, non posso parlare che è il carisma per la mia vita religiosa, perché il carisma è la mia vita, Sì? sia religiosa, non sia religiosa, per me la vita è far conoscere l'amore di Dio. E così, ogni cosa che si fa, si fa per far conoscere l'amore di Dio. Sì, è l'amore manifestato nel cuore di Gesù, ma è l'amore di Dio. Così, eh, te dicevo all'inizio, no? Eh, io volevo essere missionaria del Sacro Cuore di Gesù, per questo l'ho trovato quando ho trovato le missionarie, basta. È il mio posto. Certo. No tutto è facile, no tutto è bello, ci sono delle sfide, ci sono dei problemi, ma è la vita. Qualsiasi tipo di vita che tu vivi è così. Ha sfide, ha problemi, ha cose belle, ha passi avanti, passi indietro, è così. E a proposito di questo, eh, qual, è, qual è la cosa, secondo lei, l'esperienza più profonda, più importante che ha avuto e che proprio pensa che l'abbia un po' cambiata come suora? L'esperienza in Messico. Se io penso a tutto il mio percorso in questi 30 anni... Eh, il primo che viene avanti è, è l'esperienza in Messico, perché è stata un'esperienza di dare inizio a una missione e dopo svilupparla, dargli una faccia, far conoscere il carisma e anche viverlo in profondità perché ci sono tante sfaccettature se dice in italiano, no? E di quella missione che eh, mi riempiono, eh, per esempio, il eh, lavoro con i migranti, il poter ascoltarli. Il il semplice fatto di Dare un piatto alla cena o alla prima colazione, e conoscere le sue storie e tu capisci che non c'è migrante che lo fa per voglia propria. Sì, è vero, c'è gente che si sposta per un lavoro ben rimunerato, ma quello non è il migrante, quello che si sposta oggi è nato in Italia, oggi è in Spagna, domani è in Australia, ma ha la vita assicurata quella persona. Benedetto Dio, ma i migranti, i veri migranti per me, sono quelli che non, non hanno casa, non hanno studio, non hanno cibo, non hanno niente. Una volta le abbiamo chiesto a un migrante, ma perché lo fai? È così pericoloso. E mi dice, suora, fra morire nel deserto, tentando trovare una vita migliore e morire a casa mia, io e la mia famiglia, senza scuola, senza casa, senza lavoro, senza vestiti, senza niente, preferisco fare il tentativo. Non hai una parola in più che dire con quella gente. Sì, bene, anche in Messico facevamo anche il supporto ai catechisti, facevamo l'appoggio nella parrocchia quando il sacerdote non c'era di fare qualche celebrazione, ossia era una vita molto attiva. È molto variata, così. E io dico che una parte del mio cuore è rimasta là e l'altra parte è tutta occupata con quello che mi vissuto là, così. E' il Messico. E, e lei ci racconta del Messico e oggi si trova a vivere un'altra missione, un altro ministero. Esatto. Mm. Come lo descrive quello che sta vivendo oggi? È un'altra missione, ma serve la mia presenza in questa missione per far capire la vita del migrante a quelli che non hanno idea che significa. Io in questo momento eh, sono una presenza nella scuola dell'infanzia di Sant'Angelo Lodigiano e sono tanti bambini o figli di migranti o migranti questa mattina è arrivato un bambino che la mamma lo vuole iscrivere per l'anno prossimo e mi dice una ragazza che lavora con noi loro sono albanesi come io mi dice ah, le dico. ma come qui Albanese, porque soy hijo de Albanese, no porque soy nata en Albania, le digo al bambino: tú? ¿soy albanese nato aquí o nato en Albania? A cinco años el bambino, Penifati, soy albanese vero. O sea, soy nato en Albania. Sì, e a volte si fa molta fatica um, a trattare con gente che ha una mentalità totalmente diversa. Sì, totalmente diversa. Perché non si può dire che... È, Basta che non sia italiano, già è diverso. E basta che non sia lombardo, già è diverso. Voi lo sapete, come italiano, sì? Non è lo stesso uno del Lazio, che uno della Sicilia, che uno della Lombardia. Eh, sono così diversi. E, a volte io sento che la mia vera missione e questa. Sì? Fare capire di avere pazienza, di ripetere, di spiegare, non sette volte come diceva San Pietro, setenta volte sette come diceva Gesù, la stessa cosa. Sì? E adesso Stanno arrivando molti bambini con problemi fis fisici e ehm, psichici. sì, E così è, è difficile anche. Sì, le spiegare alle mamme, perché le mamme a volte vengono credendo che il suo bambino è sano, ma quando si relazionano con altri bambini vengono fuori tutte le cose che eh, non sono giuste, diciamolo così, per la forma di essere che siamo. E così, e questa... E che più che dare a conoscere l'amore di Dio lì, nei piccoli, negli scartati, come dice il Papa, in quella gente al margine. Sì, basta che sia straniero, è straniero, basta. E non devi andare tanto lontano per trovarli, eh? Oggi la ragazza, questa che lavora in casa, diceva: Madre, Sant'Angelo è pieno di albanese. Lo so, ma la gente del posto le dice così. Gli albanesi. Le chiedo com'è stato in questi anni e com'è ancora oggi vivere in comunità? La comunità è il centro della nostra vita. O Ossia, le nostre Costituzioni dice che il centro della nostra vita è Gesù. È vero. Ma non è lo stesso vivere da solo di fronte a Gesù che vivere in comunità. Lo stesso Gesù ha cercato una comunità con i suoi pregi e i suoi difetti. Siamo chiari? Sì. Perché non tutto, tutto è gioia, ma non tutto è pianto. Sono più gioie che pianti. E così per me è fondamentale. Quando si doveva aprire la missione a Messico, era il tempo di Pasqua. Una suora voleva che io fosse fuori dalla comunità, ossia che mi spostassi a Messico, Giusto per la settimana santa e Pasqua. E io le ho detto: Ma tu sei pazza? Vivere la Pasqua fuori dalla comunità? Lunedì di Pasqua io me ne vado, ma prima no. E così ho fatto. <ride> Bene. <ride> sì. È fondamentale pregare insieme, condividere la parola, condividere la vita. Non in chiesa, nel tavolo, davanti alla tv. Sì, è una cosa fondamentale per la nostra vita. Che oggi, per oggi, perché dobbiamo fare in fretta, perché... Si perde. Sì? E dobbiamo recuperare questo. È molto importante. Perché i voti li facciamo per viverli in comunità. Io posso vivere da sola. Ho dovuto stare da sola per qualche tempo. Prima di entrare in convento abitavo da sola. Ma non è quello che chiede il Signore a chi sceglie la vita religiosa. E anche noi non siamo anacoretti, non siamo di quelli che hanno deciso di andare nel deserto e vivere da soli. Il nostro carisma è un carisma comunitario. Lei è missionaria del Sacro Cuore di Gesù, è come portatrice dell'amore di Gesù fino ai confini del mondo, mm -hmm. no? E se dovesse pensare alla sua, uh, sua, alla sua vita missionaria, qual è stata una cosa che l'ha particolarmente appagata proprio dal punto di vista personale? Una cosa che lei ha proprio detto, questa cosa mi ha proprio fatto stare bene nella vita? E non è una sola cosa. Ma ho un ricordo che può risumere tutta la mia vita. Quando ero a Messico, noi le davamo la prima colazione a un gruppo di migranti e la cena. Dopo, se arrivava qualcuno nella mattina parlavamo con la persona e le davamo quello che aveva bisogno, se lo avevamo noi, lo indirizzavamo a dove voleva andare, cose così. Alla fine un giorno è arrivato un uomo e ha cominciato a parlare, parlare, parlare di queste persone che parlano e tu dici, ma che vuol dire? E alla fine me ne ha fatto una doccia, ha chiesto roba abbigliamento puliti, se lo abbiamo dato, e ha continuato a parlare, a parlare. Alla fine dice, ma voi perché lo fate? E le dice, Ero io con lui e gli dico: Ma perché Gesù vuole che siamo con quelli che hanno bisogno soltanto per quello? Mi guardi, Gesù farebbe così, vero? Farebbe lo stesso che sta facendo lei. Questo veramente mi ha lasciato. In spagnolo si dice da una pieza. Pensando alla sua vita come missionaria del Sacro Cuore e come quindi portatrice dell'amore di Gesù nel mondo, ehm, qual è stato un, uh, un momento che lei ha trovato particolarmente appagante personalmente? Non posso dire un, un momento così, perché è la mia vita, ma ho un ricordo. In questo centro di Messico eh, al gruppo di migranti le davamo la prima colazione e la cena. E, eh, ma dopo, nella mattina, quando arrivava qualcuno, si vedeva che aveva bisogno e si trattava di parlare con lui, vedere come se lo poteva aiutare, un giorno è arrivata una persona e parlava, 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 parlava. Ma che vuol dire? E se continuava a parlare? Alla fine abbiamo visto che, era, che aveva bisogno di una doccia, di abiti puliti. Così ha fatto la doccia, le abbiamo dato gli abiti puliti le... e dice: Ma voi perché fate questo? Eh, perché Gesù le piace che facciamo questo perché lui vuole ai aiutare la gente. Tu conosci la vita di Gesù? Sì, ebbene, che faceva Gesù? Eh, aiutava la gente, curava. Quelli che erano malati, bah bah bah, e, e va bene, noi non curiamo i malati, ma aiutiamo la gente che arriva. E se è rimasto così, alla fine dice: allora Gesù farebbe questo che stai facendo tu? Penso che sì, ma io sono rimasta di stucco. Dopo l'ho raccontato in una riunione, noi chiamavamo De Sona, che erano parecchi centri che facevamo lo stesso lavoro. E l'ho raccontato così come un, un aneddoto in più. E, e abbiamo continuato a parlare. Alla fine, perché in quel paese dove noi lavoravamo, c'era la mafia, le chiamano, che non è la mafia d'Italia, ma è mafia, ossia gente che approfitta di altra gente. E stavamo parlando di quello, di qua, di là. Alla fine le dico, siamo gli unici che aiutiamo la gente, perché tutti gli altri non puoi fidarti di nessuno e me dice una è che voi fate quello che farebbe Gesù prendendo le parole che io avevo dito, detto prima e per me questo è un ricordo di quello che diceva madre Cavrini in medesimarsi con Gesù grazie sì e le chiedo un'ultima cosa prometto che è l'ultima può continuare <ride> e si ho risposto se lei dovesse pensare alla sua vita che io leggo essere stata una bella vita che cosa vorrebbe dire a una giovane donna che sta pensando di consacrarsi alle missionarie nelle missionarie del sacro cuore di Gesù la missionaria del sacro cuore di Gesù come la voleva Madre Cabrini, è una donna umile, operosa, e anche una donna che sa mettere in gioco e mettersi in gioco per quello che fa. Io ho fatto chiudere missioni che erano in atto da 10 15 anni ma non si poteva andare avanti perché era contro quello che noi predichiamo A me mi ha fatto così male chiudere quelle missioni perché era un lavoro de suore che rimaneva indietro, ma non si poteva più perché le condizioni iniziali non c'erano più. È stato duro, molto duro fare quella cosa, ma si è dovuto fare. Sì, così è. una missionaria deve essere una persona forte ma dolce. E a volte le due cose non combaciano, perché siamo così gli esseri umani. O sei dolce e debole, o sei forte con faccia cattiva. E così non combaciano tutti, ma con l'aiuto di Dio e dello Spirito si può. Grazie, grazie mille per il A tempo, te. per il racconto. Sì, sì, sì. Oh.